partecipare a questo evento. L'ambasciatore ci teneva a questa cosa, quindi è una sua iniziativa, chiaro? Però è l'ambasciatore inglese, quindi questo da chiarire, quindi non è che ci hanno chiamato da Scotland Yard o da Buckingham Palace, no, per dire ciao sono Harry, I would like to have some your candies, eccetera eccetera, ovvio, no? Quindi c'è un'ambasciata inglese a Roma e io immediatamente ho detto alla funzionaria che non avevamo alcun problema, che avevamo già fatto questo tipo di iniziative. Le ho anche detto che avevamo servito tantissimi matrimoni importanti, senza starli a citare, ma è noto questo, no? Tantissimi personaggi di industriali, autori, eccetera, sono rivolti a noi per i nostri prodotti e quindi che eravamo disponibili e in circa una quindicina di giorni abbiamo deciso come fare, insomma, perché non era una cosa semplice, no? Loro avevano delle idee, io avevo delle altre idee e alla fine abbiamo convenuto di fare un fiore, nella fattispecie è un piccolo bouquet che è composto da tre fiori. Questi tre fiori hanno i tre colori della bandiera inglese, quindi sono bianco, blu e rosso. Su un petalo del fiore bianco ci sono scritti a mano in blu i nomi dei due sposi. Ok? Questo poi sono stati messi nei cesti che ho portato io ieri per evitare i corrieri che quindi avrebbero potuto sballottarli, eccetera eccetera. E in dei cesti con i colori della bandiera inglese, perché logicamente questo è il simbolo, no? Poi su ogni cesto c'è, su ogni fiore c'è il nostro bollino con gli ingredienti, la scadenza in inglese, quindi in modo tale che loro sanno. Questa è la prima cosa. Poi confetti, ovviamente, e ho proposto, cioè, guarda, in Italia si usa la confettata, sarebbe anche opportuno almeno dare un assaggio. E quindi abbiamo scelto sette gusti, sette tipi. In particolare c'è quello classico, pelino, con la mandorla avola sbucciata, sottile di zucchero, quello senza, insomma, il classico pelino da matrimonio. E poi c'è il tenerelli. Questi tenerelli, io poi ho anche detto a funzionari, ci siamo visti ieri lì, che ha avuto nel 2012, infatti loro lo conoscono benissimo questo Great Taste Award 2012, che è stato un contesto inglese, diciamo di valutazione di prodotti, cui noi abbiamo partecipato e ha avuto 2 stelle. Come dire, le 3 stelle Michelin, le 2 stelle, no, avevo 2 stelle, vabbè, però. E loro questo lo sapevano, cioè lo sanno, infatti, ah sì, Great Taste Award. E quindi poi noi ho fatto fare i cavallotti che si mettono lì davanti alle varie ciotole, insomma, no? E su quello dei tenerelli c'è questo marchio del Great Taste Award, che se volete ve lo posso anche dare. È un bollino nero dorato, c'è scritto Great Taste Award 2012 con le 2 stelline, che è il marchio che possiamo affiggere perché è stato riconosciuto, no? E basta, quindi poi sono andato io personalmente a consegnare ieri, abbiamo definito questa data, questa giornata, e li ho consegnati personalmente e poi loro ne faranno l'uso che ritengono più opportuno. Però è importante che c'è un riconoscimento da parte di una nazione non proprio abituata ai confetti, insomma, verso questo prodotto sulmonese. Diciamo sulmonese, poi non diciamo pelino, perché sennò sembra che uno si vuole dare più importanza di quella che non si merita, capito? Cioè è un riconoscimento verso la città, ma ecco, non vogliamo mettere in questi termini. Anche poi il fatto che abbiamo portato queste confezioni artistiche nostre, no? I confetti,
nostre, cioè nostre della città, insomma. Infatti mi ha chiamato quando stava al telefono, era quello della stampa, che voleva sapere un po' la storia, cioè, quindi avevo anche raccontato che questa tradizione è solo sulmonese, solo qua si fanno gli scipioni, queste cose, no? Insomma, se non ci aiutiamo a creare intorno a questa città un minimo di alone di importanza, di risonanza, non se ne esce.